Immaginate un futuro in cui l'umanità si prepara per il contatto con una civiltà aliena avanzata. Non si tratta di un film di fantascienza, ma di una serie di affermazioni inquietanti fatte da John Ramirez, un ex ufficiale della CIA che ha sconvolto il mondo con una previsione sconcertante. Una grande astronave intergalattica è in rotta verso la Terra e dovrebbe arrivare entro il 2027. Esploreremo le dichiarazioni di John Ramirez, il contesto in cui sono emerse, e le implicazioni che potrebbero avere non solo per l'umanità, ma per la nostra comprensione del cosmo. Analizzeremo i dettagli salienti di queste affermazioni, immergendoci nel mistero che circonda il 2027. La storia si intreccia con elementi di teorie del complotto, segreti governativi e domande fondamentali su chi siamo e quale ruolo abbiamo nell'universo. Prima di esplorare queste affermazioni sconcertanti, è fondamentale comprendere chi sia questo personaggio e perché le sue dichiarazioni abbiano avuto un impatto così profondo. Ramirez è un ex agente della CIA, Central Intelligence Agency, che ha lavorato nell'ambito delle operazioni di sicurezza nazionale e della raccolta di informazioni per anni, specializzandosi in operazioni di controspionaggio e di intelligence legate alle tecnologie avanzate. Si è unito alla CIA negli anni Ottanta, dopo aver lavorato in altri settori governativi, tra cui il Dipartimento della Difesa. Durante la sua carriera ha avuto accesso a informazioni classificate di altissimo livello, compresi documenti riguardanti operazioni segrete e avvistamenti di UFO, a lungo considerati da molti solo fenomeni non identificati senza reale importanza strategica. Tuttavia, nel corso del suo servizio, ha cominciato a notare un crescente interesse da parte delle agenzie governative nei confronti di oggetti volanti non identificati, UAPs, e delle loro possibili origini extraterrestri. Nel 2021, dopo essersi ritirato dalla CIA, Ramirez ha iniziato a parlare pubblicamente di quello che lui definisce un segreto che il governo non può più nascondere, attirando l'attenzione sia della comunità di ufologi che di coloro che sono affascinati dai misteri non rivelati dell'universo. Il 2021 segna un punto di svolta non solo per John Ramirez, ma per l'intera comunità che segue con attenzione il fenomeno UFO. Durante una serie di interviste e conferenze, egli ha affermato che una grossa astronave intergalattica si sta avvicinando alla Terra e che gli scienziati e le agenzie governative ne sono consapevoli. Secondo le sue fonti, questa astronave raggiungerà il nostro pianeta nel 2027. Sempre lo stesso Ramirez ha suggerito che i governi di tutto il mondo, e in particolare quello degli Stati Uniti, sono a conoscenza dell'imminente arrivo, ma hanno mantenuto il segreto per evitare il panico globale. Le sue affermazioni si basano su documenti classificati che secondo lui provano l'esistenza di contatti regolari con entità extraterrestri e mostrano che il governo ha iniziato a pianificare come preparare l'umanità a questo incontro. La navicella in arrivo, ha dichiarato, non è una semplice nave da ricognizione o esplorazione. Sarebbe un veicolo gigantesco, probabilmente con la capacità di influenzare profondamente la nostra civiltà. Ramirez non è solo nel credere che esista una collaborazione segreta tra umani e alieni. Alcuni esperti di UFO e teorici del complotto hanno a lungo sostenuto che il governo statunitense e altre superpotenze globali abbiano nascosto al pubblico la verità su contatti extraterrestri. L'ex ufficiale della CIA ha sostenuto che ci sono state interazioni precedenti tra i governi terrestri e specie aliene avanzate, a partire dagli anni 50, e che l'arrivo della nave del 2027 è il culmine di una serie di eventi pianificati da lungo tempo. Ramirez ha fatto riferimento a vari episodi controversi nella storia moderna, come il famoso incidente di Roswell nel 1947 e le numerose testimonianze di piloti militari e civili che hanno osservato UAPs durante voli di ricognizione o di addestramento. Egli crede che questi incidenti non siano isolati e che, al contrario, facciano parte di una serie di visite da parte di civiltà extraterrestri che monitorano l'umanità. Secondo lui, il governo degli Stati Uniti ha avuto contatti diplomatici con queste entità, con lo scopo di apprendere di più sulle loro tecnologie e sulla loro intenzione di visitare la Terra in massa. Egli afferma che l'astronave che si sta avvicinando potrebbe non essere ostile, ma rappresenterebbe comunque una sfida senza precedenti per l'umanità, in quanto metterebbe in discussione il nostro ruolo nell'universo. Un altro punto cruciale delle dichiarazioni di John Ramirez riguarda il modo in cui i governi stanno preparando l'umanità all'arrivo del 2027. Secondo l'ex ufficiale della CIA, esistono piani ben orchestrati per rivelare gradualmente l'esistenza di vita extraterrestre al grande pubblico. Ramirez sostiene anche che tra ora e il 2027 vedremo una serie di rivelazioni graduali su UFO e fenomeni extraterrestri, con lo scopo di abituare la popolazione alla possibilità di un contatto alieno. Ecco come, in base alle sue dichiarazioni, questo processo potrebbe svilupparsi. Negli ultimi anni, il governo degli Stati Uniti ha già iniziato a rilasciare informazioni relative agli avvistamenti di UAPs, Unidentified Aerial Phenomena.
Ramirez prevede che questo processo continuerà, con sempre più documenti declassificati che confermano la natura extraterrestre di alcuni avvistamenti. Le agenzie spaziali, come la NASA e l'ESA, potrebbero fare annunci significativi riguardanti la scoperta di forme di vita microbiche su altri pianeti o lune del nostro sistema solare. Questi annunci servirebbero a preparare psicologicamente la popolazione alla realtà della vita extraterrestre. I governi di tutto il mondo potrebbero iniziare a collaborare per fornire una narrativa coerente sul contatto alieno. Questo processo potrebbe includere conferenze internazionali, dichiarazioni congiunte tra potenze globali e persino film e serie televisive che promuovono una visione positiva del contatto con altre civiltà. Infine, Ramirez prevede che pochi mesi prima del 2027 ci sarà una manifestazione pubblica da parte delle entità extraterrestri stesse, un momento in cui un primo contatto ufficiale potrebbe essere fatto con la popolazione mondiale. Una delle questioni più affascinanti sollevate dalle affermazioni è l'implicazione tecnologica e filosofica del contatto con una civiltà extraterrestre avanzata. Se una nave intergalattica di enormi dimensioni è in arrivo, si potrebbe ipotizzare che gli alieni a bordo abbiano tecnologie molto più avanzate delle nostre. Questo pone la domanda: quali sono le capacità di queste tecnologie e come influenzeranno la nostra società? John Ramirez ha dichiarato che il governo degli Stati Uniti è già a conoscenza di alcune tecnologie aliene, come i sistemi di propulsione che permettono a queste navi di attraversare vaste distanze interstellari in tempi relativamente brevi. Le tecnologie alieni, secondo lui, potrebbero anche includere sistemi di comunicazione telepatica e tecnologie di manipolazione dello spazio-tempo, che consentirebbero ai viaggiatori alieni di navigare tra le dimensioni. Dal punto di vista filosofico, il contatto con una civiltà extraterrestre avanzata potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui vediamo il nostro ruolo nell'universo. Le religioni tradizionali potrebbero dover confrontarsi con nuove domande sull'origine e sul significato della vita, e la scienza stessa potrebbe essere messa alla prova nel tentativo di spiegare fenomeni che vanno oltre le nostre attuali conoscenze. Le affermazioni di John Ramirez, secondo cui una grossa astronave intergalattica si avvicinerà alla Terra entro il 2027, sollevano molte domande e dubbi. Sebbene la sua posizione come ex ufficiale della CIA possa conferire un certo peso alle sue dichiarazioni, ci sono vari fattori da considerare per determinare se queste affermazioni siano reali o facciano parte di un inganno più ampio, come il Project Blue Beam, che ipotizza che i governi mondiali stiano orchestrando un falso contatto alieno per manipolare l'opinione pubblica e instaurare un nuovo ordine mondiale. La sua carriera nell'intelligence e le operazioni classificate a cui ha avuto accesso potrebbero suggerire che abbia visto informazioni sensibili. Tuttavia, come per molti altri ex funzionari che hanno fatto dichiarazioni sorprendenti su UFO e extraterrestri, bisogna considerare che spesso queste persone forniscono poche prove tangibili. In questo caso, Ramirez offre più che altro ipotesi e teorie basate su ciò che ha osservato nel suo passato, ma non ha portato alla luce prove inconfutabili di una nave aliena in arrivo. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescente declassificazione di documenti governativi sugli UFO o UAPs, con un'apertura maggiore da parte di enti come il Pentagono. Questo potrebbe sembrare in linea con ciò che afferma, cioè che ci sarà un preparativo graduale per un contatto alieno. Tuttavia, è altrettanto possibile che questa apertura sia il risultato di pressioni esterne, come la curiosità pubblica e la pressione da parte di scienziati e media, piuttosto che un preludio a un evento specifico. Una delle principali critiche a dichiarazioni come quelle di Ramirez è che mantenere un segreto così vasto e globale, come l'arrivo di una nave aliena, sarebbe estremamente complesso. Sarebbe difficile per tutti i governi del mondo, inclusi gli scienziati e gli astronomi amatoriali che osservano il cielo, mantenere nascosta una tale scoperta senza che nessuna prova solida venga divulgata. Il Project Blue Beam, proposto per la prima volta dal giornalista canadese Serge Monast negli anni 90, sostiene che i governi potrebbero utilizzare una combinazione di tecnologie avanzate, ologrammi, manipolazioni psicologiche e fenomeni atmosferici per creare un falso scenario di invasione aliena o evento messianico, con l'obiettivo di unificare il mondo sotto un nuovo regime globale. Secondo questa teoria, un finto contatto extraterrestre potrebbe essere utilizzato per giustificare la sospensione delle libertà civili e l'instaurazione di un governo mondiale. Nel contesto delle affermazioni di Ramirez, l'idea del Project Blue Beam potrebbe sembrare plausibile, ed in effetti esistono molte prove a supporto di questa teoria. Tuttavia, non ci sono certezze che il Blue Beam sia un progetto reale, e la maggior parte dei divulgatori convenzionali considera queste teorie come speculative e infondate.
Il Blue Beam suggerisce che lo scopo di un falso contatto alieno sarebbe quello di instillare paura e sottomissione globale. Tuttavia, questa teoria si basa su presupposti molto specifici riguardo alle motivazioni dei governi mondiali e alla facilità con cui potrebbero unificarsi sotto un'unica agenda, cosa che, vista la complessità geopolitica attuale, appare improbabile. Le affermazioni di John Ramirez e la teoria del Project Blue Beam sembrano entrambe affondare le radici nel nostro fascino per l'ignoto e nella diffidenza verso i governi e le autorità globali. Mentre non possiamo escludere completamente che ci siano fenomeni o progetti segreti che sfuggono alla nostra comprensione, è altrettanto importante mantenere uno spirito critico prima di accettare dichiarazioni così straordinarie. Voi cosa ne pensate? Realtà? O ingannevole preparativo?